Il cattivo odore si diffonde nell'aria e le lamentele corrono sul web. Infatti, dopo il nostro servizio riguardo lo sgradevole odore che si sente camminando per Lucrezia, a distanza di una settimana stanno ancora arrivando segnalazioni dei cittadini che lamentano un odore, per non dire puzza, davvero insopportabile. Non è cambiato niente, da questi giorni è rimasta sempre più o meno uguale, a seconda come tira il vento. Restate con le finestre chiuse. Finestre chiuse e supportiamo sta puzza, che a qualcuno dà più fastidio, a qualcuno meno, però è intenso, insomma, ecco. Come apro la finestra di dietro si sente parte di più, sì, si sente di più, sì, perché il campo è là, si sente di più. Si sente, questa puzza si sente, ci sono momenti in cui si sente di meno, altri in cui è un po' insopportabile. Cosa dobbiamo fare? Ma se sentite, si è sparsa molto, 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 fino quasi al centro, fino alla piazza, voglia, si sentiva molto. È irrespirabile. È irrespirabile, non si può stare, non possiamo uscire con i bambini, non possiamo fare una passeggiata, i vetri delle case sempre chiusi proprio perché è insostenibile. A rassicurare la gente ci ha pensato il sindaco Rossi, che in un incontro con la cittadinanza nella sala Cecchini ha tranquillizzato tutti, o quasi, sulla provenienza assolutamente naturale, e forse pure troppo, del concime usato. Venerdì scorso appunto ho deciso di convocare in fretta questo incontro per fare il punto della situazione e un minimo di chiarezza sulla questione. Risulta, così come al comando dei carabinieri forestali di Cartoceto, che la sostanza sostanzialmente sparsa nei campi è del tutto naturale, quindi non ci sono assolutamente particolari problemi da un punto di vista sanitario. Ci sono però, contestualmente questa è l'altra cosa importante che abbiamo aggiunto, degli approfondimenti e delle verifiche in corso da parte dei carabinieri forestali e del comando di Cartoceto relativamente al piano agronomico. Che cos'è il piano agronomico? Ogni azienda che ha ricevuto l'autorizzazione a spargere nei campi questo prodotto, che ricordiamo sono residui residui del digestato, derivanti da impianti a biogas, hanno tutta una serie, unitamente all'autorizzazione, hanno tutta una serie di prescrizioni da rispettare, relativamente in modo particolare a tempi di spargimento, quantità di spargimento e modalità di spargimento. Però occorre ben precisare che la competenza amministrativa, vale a dire anche per quel che è il rispetto del diritto da parte della cittadinanza, ad esempio dell'accesso agli atti per visionare quel piano agronomico di cui dicevo prima, piano agronomico tra l'altro che contiene anche le schede con le analisi del residuo reflui di digestato che viene sparso, certo, è di competenza del comune di Fano, perché tutti i terreni in cui è stato sparso il prodotto sono situati sotto il territorio comunale di Fano e non di Cartoceto. Quindi la competenza amministrativa è del comune di Fano e non del comune di Cartoceto.